Buongiorno a tutti, sono Alessandro Sinigaglia, amministratore di Condifesa TVB. Oggi siamo qui all'essiccatoio cooperativo Ponte di Barbarano con il presidente Gianni Biasiolo per parlare di cereali. Siamo, come ha detto Alessandro, Ponte di Barbarano, siamo in una cooperativa di circa 600 soci, abbiamo più di 50 anni di storia alle spalle. La nostra attività si fonda sui cereali, noi raccogliamo i cereali dei nostri agricoltori, li conserviamo, li stocchiamo e poi li mettiamo nel mercato, cercando di realizzare la migliore redditività, i migliori prezzi per tutti i nostri agricoltori. Buongiorno, a proposito di cereali, volevo aggiungere una cosa molto importante, che quando il cereale viene raccolto dall'agricoltore deve essere venduto. Io sono Gabriele Covolato di Agribusiness, società di intermediazione, che mette in contatto il Siccatoio Cooperativo di Ponte di Barbarano, come tante altre società che raccolgono prodotti degli agricoltori, con l'industria. L'industria che trasforma e fa un prodotto che viene poi utilizzato e consumato da tutti noi. La cosa importante in questo momento di grande difficoltà a livello sia italiano che europeo è avere il cibo. Il cibo deriva da una continua evoluzione nei campi per produrre sempre di più e sempre meglio, e soprattutto per noi italiani che importiamo il 50% del mais, del grano e della soia che abbiamo bisogno per fare mangimi e per fare prodotti alimentari come le farine alimentari, come tutti quei prodotti che vanno sul scaffale del supermercato, e avere una rete di forniture europee e mondiali affidabili. Importante è creare una situazione dove ci sia un efficientamento di tutti i magazzini di stoccaggio, di tutti i magazzini, i porti che siano adatti scaricare le navi che servono, che arrivano dal Nord America, dal Sud America o dal Mar Nero, purtroppo in questo momento no, siano in grado di scaricare tutti i prodotti che servono all'industria di trasformazione alimentare e zootecnica, sia ferroviaria sia camion, quindi nave, treno e camion. Perché noi esportiamo, come dicevo prima, il 50%, cioè importiamo il 50% e esportiamo molto di più di quello che consumiamo. Siamo i paesi più importatori di materie prime in percentuale in Europa, proprio perché abbiamo molti mulini che fanno farina per pane, per pizza, molti pastifici che fanno la pasta che viene esportata in tutto il mondo. Facciamo molti prodotti finiti, come i formaggi, come i prosciutti, come tante altre cose a marchio nazionale italiano che il mondo apprezza. Questa è la situazione, quindi creare una catena di approvvigionamento che sia continuativa e sostenibile e nel tempo possa durare. Io sono Elia Zeminiani, sono uno dei consulenti dello studio 4Company di Verona e mi occupo della consulenza nel settore agro-industriale, nello specifico nel settore zootecnico. La nostra attività è quella principalmente di seguire le aziende nell'iter di certificazione per standard volontari che al giorno d'oggi sono, diciamo, sempre più importanti per la costruzione di filiere sicure, garantite, che possono dare nelle varie fasi di trasformazione del prodotto una sicurezza per poi arrivare ad un prodotto finito. Al giorno d'oggi ci sono diversi standard applicabili a questo settore. Sono tutti standard che nascono dalla grande distribuzione e che possono essere applicati a tutti i soggetti che fanno parte della filiera, quindi dall'agricoltura ai collettori, al trasporto, alle trasformazioni di questo prodotto. E la mancanza di controlli, la mancanza di gestione, la mancanza di sicurezza su questo prodotto potrebbero causare problematiche per il consumatore. Potrebbero esserci delle grosse lacune e quindi una mancanza di informazioni
parlando dal punto di vista documentale, parlando invece dal punto di vista di sicurezza, potrebbero venire meno determinati controlli che possono addirittura andare a compromettere la salubrità del prodotto. Qualora emergessero queste problematiche e ci fossero queste lacune, potrebbero essere necessari, nella peggiore delle ipotesi, eventuali richiami dal mercato che potrebbero avere come conseguenza una lacuna di prodotto.